Lucia, che poi tu mi devi dire quelli che perdono il sonno sopra gli immigrati come stanno combinati, Crucia. Cioè a perdere il sonno se non arrivano. Crucia, la mattina appena mi sveglio, se non penso alla figa è perché ho 3.000 problemi in testa e penso al lavoro, le tasse, le cose da pagare, le vacanze da organizzare. A me che cazzo me ne frega se gli immigrati arrivano, non arrivano, partono, non partono, affondano, li mandano in Groenlandia. A me non me ne frega un cazzo, Cruciani. E come a me non frega un cazzo la maggior parte delle persone. Parliamo per parlare, a te ti pagano, allora tu ne parli, ma pure tu fondamentalmente, ma che cazzo te ne frega degli immigrati verdi, blu, giallo, andate tutti a fare in culo. Che vuol dire? La deputata anche di deputata di Forza Italia Prestigiacomo va a ispezionare per umanità. No, perché fa il suo lavoro, dovresti dire. La teoria è questa: se non li facciamo sbarcare siamo disumani. Male, normale, senza male. Okay. Carlo senza Nordio, sono naufragi programmati. Finalmente una parola, come dire, diversa dalle altre. Sono naufragi programmati, non sono naufragi, è tutto programmato, senti. Qui noi ci troviamo di fronte ai naufragi cosiddetti che sono programmati da organizzazioni criminali che mettono qualche volta con la forza sui gommoni destinati ad affondare a poche centinaia di metri da una costa, quindi in senso tecnico dubito che si possa anche chiamare naufragio. Beh, Nordio è sempre un grande, ragazzi, è sempre un grande. La realtà è solo questa, che più noi molliamo su questo punto, se si molla sul punto del fatto che non devono entrare in queste navi dell'ONG, più si molla milioni, e più sono invogliati a mettere sui barconi i trafficanti di uomini. Del PD che se li tenessero dentro. Si muovono anche da Napoli, De Magistris, dobbiamo avere una nave napoletana, incredibile. Sai, Napoli è una città che ha pochissimi problemi, è una città che deve affrontare delle emergenze di poco conto, è una città che in fin dei conti è florida, una città dove non esiste la criminalità, una città dove non saranno queste 40 persone per a creare ulteriori assolutamente problemi. Assolutamente no, alla città. Però ecco, si sentiva il bisogno tra i cittadini napoletani di una nave napoletana che va in soccorso dei migranti. Questa è la prima proposta che mi sento di fare. La nave napoletana, 400 barche, incredibile. C'era gente che lo applaudiva, pazzesco, evidentemente pazzesco. Qualcuno la pensa giuridico, la nostra civiltà giuridica. Se porti in Italia, non salvi, se porti in Italia è diversa. Salviamo. La cosa. Salvare e portare Salviamo. In Italia sono due mosse Salva diverse. Anche l'azienda di Battista fa lavorare la gente in nero, anche l'azienda di Battista, di cui credo che Alessandro Di Battista sia socio, Di Battista dice di essere incazzato nero con il padre, che pantomima incredibile, ragazzi. Incazzato nero. Incontra le Iene e dice andate a fare le inchieste su Berlusconi e Cosa Nostra. Ora, quelle sono le Iene di Mediaset, ti pare che fanno l'inchiesta su Cosa Nostra e Berlusconi? Che domanda è? È ridicolo, no? Piuttosto tu che pensi che Berlusconi sia il grande mafioso, quello che ha finanziato la mafia, eccetera, eccetera, hai fatto le manifestazioni davanti ad Arcore, poi sei andato dalla D'Urso però. Amico mio, non sei, delle due l'una, o pensi che Berlusconi sia, come dire, il male assoluto perché ha finanziato la mafia. Libro con la Mondadori, poi non vai da dalla D'Urso, cioè se pensi che uno che ha fondato quell'azienda, forse anche con i soldi, no, forse anche in maniera truffaldina, sia il male assoluto, poi non vai dalla signora D'Urso. Beh, certo, è una contraddizione, adesso, e mi permetterai che è una contraddizione, o no? Collega Parenzo, che quando gli italiani andavano negli Stati Uniti, stavano 40 giorni in quarantena perché controllavano se c'erano degli ammalati o per no. Per fortuna, infatti, sulla le cose si sono evolute, per fortuna. Sulla nave Diciotti, in 36 avevano la scabbia e altre due o tre infettive. Non hanno ancora capito che il 70% degli italiani ormai sono rotti i coglioni.
quando nessuno li vuole. Simone, a me pare evidente una cosa, sembra che questa nave potesse attraccare in Tunisia, poi ha scelto di andare verso l'Italia. Io non so se queste cose siano vere o no, che ci sia una volontà da parte di alcune navi ONG di andare direttamente verso l'Italia, a prescindere dal fatto che sia il porto più vicino o no, questo certo, mi pare abbastanza evidente. Che vogliano andare in Italia per creare un caso politico mi pare evidente, cioè non è che le ONG stanno lì e sono semplicemente così neutre, sono neutre. Spesso dalle parole che si sentono dei rappresentanti di ONG è evidente che vogliono creare un conflitto col governo italiano, ma non siamo nati ieri, non è che da una parte ci sono gli umani, i rispettosi, quelli che non fanno politica, se ne fottono, e dall'altra invece gli sfruttatori, quelli che fanno propaganda, i disumani, no. Beh, propaganda la fanno tutti, quelli che vanno sulle navi e quelli che non vogliono che la nave vanno sulle navi, vanno a vedere come stanno, sono neutrali quelli, guarda, sono neutrali quelli, no, che vuol dire neutrali? Sono come missionari, diversi, Forza Italia, chi ha detto missionari? Forza Italia, fermi tutti. Parla esplicitamente di signoraggio bancario, di sti fighi buttana che ne mettono sotto, che hanno loro i soldi, stampano i soldi, li prestano agli stati e gli stati ce la mettono in culo a noi cittadini. Finalmente abbiamo il Freccero che ne parla e c'è qualche fighi buttana che è pure protesta, che la verità non si può dire, hai capito? La verità non la possiamo dire. Un certo Mario Seminerio, che ogni tanto lo sento pure a Radio 24, non siamo la con Giannino, il Sirocco Inute, si lamenta che dice che è una bufala. Ma dov'è la bufala? Seminario di Mepalle, dov'è la bufala? Dov'è la bufala? La BCE stampa e li presta all'Italia, e l'Italia li presta a noi, nel senso che l'Italia non è padrona del denaro che ha, i padrona sui banchieri privati, o volete capire, italiani? Freccero, continua così, avanti così, hai ragione al 100%, Freccero, sto signoraggio bancario va a finire ora e subito, la giaccia che cazzo va la minchia. Mi è contento delle Polestar che conosco io, buone, gentili, infinitamente più belle di te, belle, profumate, che non si vantano, prendono cazzi e godono. Tu invece non godi neanche, tu non godi e non fai godere, rompi solo i coglioni, nappi del cazzo, anzi senza cazzo, senza il mio sicuramente. Addio. Mi fa per dimmi. Volevo semplicemente sottolineare, sì, appunto, niente. Che le persone, ci sono alcuni personaggi politici che vogliono assolutamente che queste persone entrino in Italia. E per quale motivo? Un politico sarebbe uno stupido. Non hanno altri argomenti, cioè, non lo so. Usazioni. No, chi lo nega? Perché per forza in Italia devono arrivare. Comunque. Per forza in Italia? Ma non un politico, no? Allora, o è un idiota totale. Perché che è un può modo per essere. Rompere i coglioni a Salvini. Oh. Dice: Cruciani bastardo, fai vedere la tua Roma piena di monnezza e mafia capitolina. Pensa ai guai della tua città, Cruciani infame. Poi dice anche: ti vorrei morto, ti vorrei morto. Mia, un altro dice: a me piacerebbe molto vederli morti a terra, dopodiché mi avvicinerei e piscerei sui loro cadaveri. Cioè, questi sono loro incitatori dell'odio. No, ma c'è stata adesso c'è la grande mobilitazione democratica per andare sulla Sea-Watch, la grande delegazione del PD, la grande mobilitazione democratica per i diritti contro i nazisti fascisti. Perderanno anche le prossime elezioni alla grande. Hanno praticamente rinnegato Minniti, in sostanza. Dunque, quelli che votano Salvini sono analfabeti funzionali. Ferruccio da Novara, mi hai rotto i coglioni. Ferruccio da Novara, va. Vieni qua. A te le scille. Alza. La maglietta. Vai. Ok. Sentito lo spruzzo? Ok, sentiva lo spruzzo. Ancora. Vieni qua. Alza la maglietta. Ma questo non ce l'avete a casa? E perché vuole mangiare? Alza la maglietta. Che c'hai? Metti qua. Togli questo. Alza la maglietta. Così, alza. Come dicevo prima, dallo stereotipo, un nero è così e puzza. Ma non puzza per sé. Puzza in relazione a quello che mangia, non in relazione alla pigmentazione. Perché nel Bettone non c'è nessuno che vorrebbe un immigrato, nessuno. Nessuno. Avete abbastanza gasolio per tornare indietro? No. Gli diamo, andiamo lì, gli facciamo il pieno, gli diciamo l'Italia ti regala un bel pieno, vai fuori alle valle. Questo è quello che farebbe Gio Formaggio. Ma ragazzi, io credo che su questa cosa qui molti italiani sono d'accordo. Cioè, ma tutti sono italiani, cioè uno deve essere pazzo per non essere d'accordo, uno deve essere Parenzo per non essere d'accordo. Scusami Gio, ma tu un immigrato di colore, di questi della Sea-Watch, lo prenderete a fare l'apprendista cameriere nel tuo ristorante? Ma no. Mai. No. Ma sei impazzito, no? No, ma che ne so, magari è bravo. Perché magari è bravo, no, lui no. Ma non mi interessa, ma
Allora, ma sarà padrone di scegliere un suo sì, questo che cos'è? Non è razzismo sicuramente, è idiozia però. Una ragazza bionda e alta 1,80 m con gli occhi azzurri invece di scegliere certo, uno... tua moglie sarà contenta, certo che puoi. No, mia moglie è bionda e è alta 1,80 m, invece di scegliere uno che assomiglia a mia moglie? Invece di, dici, invece? Certo, ma ci mancherebbe invece di uno brutto come Parenzo o di un africano che viene? La zanzara. Se tu dall'altipiano guardi il mare, Moretta che sei schiava tra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, e un tricolore sventola per te faccetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già allora si avvicina, quando saremo vicino a te, noi ti daremo un altro duce, un altro re, la legge nostra è schiavitù d'amore, il motto nostro libertà e dovere, vendicheremo noi camicie nere, gli eroi caduti liberando te, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Finocchio. Dovevamo fare pubblicità, cari africani. Pubblicità, noi vi vogliamo bene, ma in Italia non c'è posto e se arrivate vi blocchiamo prima che mettiate piede. Ma il Duce avrebbe risolto la situazione velocemente o no? Il Duce ma l'avrebbe risolta velocissimamente, perché non andava a mettere come hanno fatto quelli del PD, un altro po' andavano a prenderli sulla terraferma, neanche aspettavano che venissero. Beh, lui andava lì a colonizzare, diciamo, no? Sarebbe andato lì ma ascoltami, l'Italia era l'unica che non aveva colonie. Cosa hanno fatto i francesi, gli olandesi, gli inglesi? Perché sono andate bene le guerre fatte dal Duce, sono andate molto bene infatti. Ma che cazzo stai dicendo? Stiamo parlando di cosa avrebbe risultati, fatto? Le guerre e cosa avrebbe fatto sto Duce al posto del governo italiano? Sto Duce ma non avrebbe... sarebbero neanche arrivati, ma non ci sarebbero neanche più in porto, perché li avrebbe riportati indietro. Il cugino di formaggio. Anche la Chiang è andata sulla nave, eh? Anche la Chiang. Ma lì dopo si confonde lei. Beh, sì, in che senso, scusa? Con quelli che stanno là, dice. Ma che stupidaggine dice? Potrebbe... È più facile che perdi la Gen dentro alla nave che non fa mattina. Ma che stupidaggine dice? No, dico, si potrebbe confondere con i migranti che stanno perché là. Perché è nera. Sì, beh, certo, per ma quello. Che stupidaggine, ma non... persino te, Parenzo, no, ma bravo. Dico non... Parla di figa, per favore. Abbiamo bisogno di immigrati neri noi in Italia? L'Italia da qui a 50 anni sicuramente avrà bisogno di persone sul territorio. Quanti? Ora, quanti? Nella sua drammaticità. Quanti? Vabbè, in Italia no, non è che mi posso mettere adesso a fare le statistiche. Beh, in Europa, diciamo in Europa. Sicuramente non meno di 50 milioni. Dunque, ma l'Italia e l'Europa hanno bisogno per rigenerarsi e per la loro economia di 50 milioni da qui ai prossimi 30-40 anni. Non ho capito. Vabbè. Minimo, per carità. Minimo. Dorma sulla nave. Perché buon non lavoro, va? Buon lavoro. Dorma sulla nave, mi raccomando, arrivederci. Grazie. Sì, grazie. Grazie molte. Stati Uniti, bravo. Qual è il paese che al mondo da decenni e decenni, a circa due secoli, accoglie più migranti economici proprio da tutto il mondo? Immagino gli Stati Uniti stessi. Cioè, bravissimo. Sì. In Europa qual è il paese economico? Sì, ma accolgono solamente quelli, accolgono solamente quelli che vogliono. Solo quelli che vogliono. È diversa la cosa. Però. Fammi dire cortesia, perché ho sentito tutte cose contrarie. Non è che arrivano con le navi. No, arrivano anche con le navi. Sì, vabbè, ma quelli che riescono a infilarsi ci sono sempre. Con le navi. Vabbè, ma che parole sono? Ma chi dice che non possono essere una risorsa? Ma non c'entra un cazzo col fatto che arrivano qua e senza un visto, senza un cazzo, non sappiamo chi sono, siamo obbligati, perché lo dice la Sea Watch, perché lo dice Veronesi, perché lo dice Bergonzoni, perché lo dice il PD, siamo costretti a prenderli. Ma chi cazzo l'ha detto? C'è un governo che decide altro e loro non pensano il cazzo, dai. Sono una cosa, Paolo, so solo una cosa, che se un governo decide che a un certo punto gli sbarchi vanno interrotti e dobbiamo fare il blocco dei porti, a me di quello che dicono gli altri, di quello che dicono le ONG, di quello che dice Veronesi, di quello che dice Bergonzoni, di quello che dice siamo tutti pesci, di quello che dicono i giornali, non me ne frega un cazzo. E il governo, aspetta Paola, il governo dovrebbe essere coerente e mantenere questa linea. Poi naturalmente c'è il diritto internazionale che viene interpretato. Avresti Giacomo di Giacchetti e coi gommoni. Arrivano quelli che dicono oddio i bambini e tutto va a finire come al solito all'italiana nella solita farsa. Purtroppo l'Italia è questa, la farsa. No, la farsa, fermi tutti. Ci guarda,
però, parlare di natura. Però stiamo... Ma sei più trans di me, Daniele. No, vabbè, sei adesso, più trans, scusate, di me. Io vorrei stare sul contenuto della questione. Ne sono a favore di tutto quello. Se uno vuole essere riconosciuto come donna, chi danneggia alla fine? Esatto, non danneggia nessuno. Uno è donna, no. Non è che poi c'è il contagio, no? È stata votata con il voto di preferenza. Chi è che urla così? L'uomo della caverna è ritornato in onda. Scusami, Homo Neanderthalis. Scusami, Homo Neanderthalis. Forse non ci siamo capiti. No, forse non ci siamo capiti. Asteropiteco, scusami, forse non ci siamo capiti. Flintstone, scusami. Scusami, scusami. Homo Neanderthalis. Senti, sento, per chi ha votato, scusi? Lo sento. Ma uno che urla così? Scusi, Homo sapiens sapiens. Facciamo un passo in avanti. Ho detto sapiens sapiens. Non ho detto idiota, ho detto sapiens sapiens. Scusi, gentile ascoltatore sapiens sapiens. Le ricordo che l'ex ministro Kenge oggi... Scusi, signor Dario Neanderthalis. Scusi. Dario, passo indietro, no, fermo un attimo, Dario. Va bene, che mandi un video. Mi sembra che non la sopporti tu la Kenge, diciamo la verità, Dario, non la sopporti. No, non è, non sopporto chi parla a nome di persone senza averne il diritto. Punto. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. A domani, italiani! Italiani!